9.53. Paolo, un microfono, la tua voce, non c'è bisogno di altro. Signore, signori, questo è il carnevale a bel tempo si spera. Omaggio, omaggio agli anni 70. Andiamo con questa bellissima fantasia, vai. So, 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 so. Fosse una canzone, canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più di me. Al mondo siamo io e te, ragazza triste, canterò la pioggia perché venga giù, il vento che si calmi un po', il cielo perché sia quello che il mondo ti sta con unità. E questa è una canzone straordinaria di una grande, fammi sognare. Le si morde la bocca e si sente l'America, fammi volare. Le mani sui fianchi come sempre dentro cercherò, crederai, ti hanno sempre detto troverai. Gloria, anche tu nell'aria, anche a una mano che lavora piano, gloria su due piani, la mattina nasce il sole, entra odio e esce amore, dal nome gloria.
manchi tu nell'aria. Gloria, manchi tu nel sole. Gloria. E hai vinto. Io non so Monica di Loreto che sta là come farà a fare dopo, perché qua siamo, ci stiamo scatenando, poi dopo, buongiorno signore e signori, benvenuti al mio medico, sei un mito, accomodati, riposati. Arriva la gente più tranquilla, noi siamo degli agitati. Sei un mito! Demo, grazie mommy di essere sempre con noi. No, vabbè. Questo è il carnevale, questa è la festa, sì. Adesso con poche cose, una matte voce pazzesca. Sei fantastico. Matte di magra. Perché insomma, serve, il carnevale è questo, ma è certo. La piazza, il carnevale è stare tra la gente, alla fin fine, in fondo, noi cerchiamo chissà quali cose, ma basta questo, dai. Credo che sia anche una delle poche feste che possa far divertire i bambini, possa far divertire i grandi, cioè unisce la famiglia, a parte il Natale che sicuramente certo. È la cosa principale, ma nel Natale c'è il grande affetto, qui c'è la grande allegria. È vero. Quindi sono due cose completamente diverse che però nello stesso tempo fanno sì che una famiglia si possa riunire nell'insegna di un modello, di qualche cosa. Senti Paolo, tenere sempre accesa una piazza. Tu sei uno di quelli che macinano centinaia e centinaia di chilometri da una parte all'altra del nostro paese, però in fondo non è facile, perché insomma c'è la distrazione. Qual è l'ingrediente, qual è l'elemento che fa sì che uno rimanga lì, si scateni, si diverta e soprattutto raccolga questa energia che trasmetti qua, è pazzesca. Ruggero è diventato un diciottenne lì dietro, una roba con la signor Ruggero, l'amore mio. È la mio. Passione per il proprio lavoro, come ho già detto in altre occasioni. È credere sempre in quello che fai e non tradire quel pubblico che ti viene a vedere, poco o molto o tanto che sia. Cioè dare sempre meglio di se stessi anche se sei davanti a 10 persone o davanti a 40.000. Questa è la cosa importante. È la generazione di Paolo Mengoni. Ma vedi, questo, vedi Lucia, questo la gente lo capisce benissimo. Sono gli addetti ai lavori che non lo capiscono, perché gli addetti ai lavori stanno dietro una scrivania e giudicano in base a quello che tu casomai fai in uno studio di registrazione o all'etichetta del momento, o quello che tu fai nello studio, cioè, tu porti il pezzo finito, chiaro. Tu devi andare a vedere il tuo artista che produci quando è in mezzo alla gente, che cosa fa, e da lì potrai capire anche che tipo di canzone o che modello di canzone può fare, perché uno può cantare benissimo anche una canzone molto lenta, una canzone d'amore, certo. Però può anche cantare una canzone allegra come Cos'è che fa ballare il cuore, come Questa fantasia degli anni 70, sì. E metterci la stessa, cioè essere interpreti non è che sia facile. Questa è la differenza dell'essere costruite dentro una sala di incisione oppure invece riuscire poi a rendere anche live, a rendere tra le persone. Sai che facciamo una cosa, Paulino? Noi ce ne andiamo tra la gente, perché sì. Oggi dobbiamo stare in mezzo alla strada, in fondo tu ricrei questa atmosfera di piazza, ce ne andiamo ad Oristano. Bella, ci ho cantato Oristano. Non lo so, te avevo anche un gruppo di Oristano. Non c'è una piazza che non conosca tu, perché posso te ne sei girato una cosa tu, velocemente, tu. 5 secondi. Dimmi. La Sardegna è un'isola straordinaria, come anche la Sicilia, chiaramente, perché gli isolani sono fantastici. Io ho fatto più di 60 concerti in Sardegna e devo dire che il pubblico è fantastico. Se ti prende a ben volere è non ti molla più. È un popolo di una fierezza e di una dignità come pochi uguali nel nostro paese. E allora torniamo ad Oristano con il nostro Giacomo Avanzi. Giacomo, raccontaci tutto. Guarda che meraviglia. Lucia, le parole che dicevate in studio poco fa, che l'ospitalità veramente sarda è qualcosa di unico, gente orgogliosa, gente fiera, gente che tiene molto alle proprie tradizioni. Siamo qui oggi per raccontarvi in qualche modo della festa della Sartiglia. Do il buongiorno ad Angelo Bresciani, presidente della Fondazione Sa Sartiglia. Buongiorno. Buongiorno a voi. E do il buongiorno naturalmente anche a Tilio Balduzzi, padrone di casa. Noi appunto siamo ospiti loro, porto anche i colori di quest'anno della vostra scuderia. Buongiorno. Buongiorno e ben arrivati. Grazie mille. La festa della Sartiglia, una festa che man mano scopriremo all'interno della mattinata, ma che cosa rappresenta per voi di Oristano? Oltre che essere un fatto di cultura, di fede, di tradizione, di orgoglio, è l'identità di questa città. Parlare di Oristano vuol dire parlare di Sartiglia e viceversa. Non si può fare a meno di nominarla. Due giornate di festa, quella della domenica, lo abbiamo anticipato prima, e quella del martedì, cioè oggi, dedicate legate a due corporazioni, il gremio dei contadini e il gremio dei falegnami. Domenica naturalmente c'è stata la corsa, ecco alcuni momenti di quella giornata. Thank you.
Le immagini della corsa alla stella di domenica erano proprio queste. Una festa che si compone di due momenti, c'è anche quella delle pariglie, e partiamo proprio dall'attualità di quest'anno, però Angelo, che è stata una particolarità. Le pariglie normalmente sono appunto delle esibizioni spettacolari fatte da appunto tre cavalieri e tre cavalli a diverse ondate, però quest'anno c'è stato qualcosa di diverso. Che è successo? Non si sono svolte, è stata una forma di protesta da parte dei cavalieri, perché veniamo da tutta una serie di polemiche precedenti che riguardano tutta una serie di normative nuove, di controlli antidoping, che peraltro sono stati fatti, ma in maniera forse, diciamo, eccessivamente, per essere il primo anno, eccessivamente incisiva. Domenica è successo che, per ottemperare a un obbligo di legge, quello previsto dalla circolare Martini, il questore doveva fare una campionatura di test antidoping, che sembrava in linea teorica che portassero via poco tempo. In realtà, per fare 10 test si è impiegato circa 2 ore e mezzo, 2 ore e mezzo che hanno creato disagio ai cavalieri, che dovevano scendere da cavallo, produrre il campione di urine in un certo quantitativo. Qualcuno ci è riuscito a prima botta. Noi li abbiamo visti camminare soltanto, andare al passo, quindi senza fare l'evoluzione, una forma di sciopero. Ha creato una sorta di nervosismo tangibile che ha indisposto il Sugo Poidori, per il fatto che non è riuscito ad adempiere al 100% a quelle che sono le sue funzioni, perlomeno a quello che lui voleva, insomma. Quindi hanno ritenuto... Questa è stata appunto la giornata di domenica. Oggi la festa dovrebbe continuare. Ci sarà, non ci sarà? Sì, credo che oggi non ci saranno problemi, perché da due incontri dell'ultima ora, anche con la questura, si è convenuto che questi test vengano fatti alla fine delle pariglie e non a metà tra le pariglie e la stella, come è successo creando tutto quel disagio. E questo noi naturalmente ce l'auguriamo, nel senso che la festa è bella quando esiste, senza naturalmente entrare nel merito delle polemiche. Quindi noi speriamo che quest'oggi vada tutto quanto bene per Oristano, per tutti quanti gli abitanti e per chi vuole vedere questa festa, e anche per chi vi parteciperà, chi vi ha partecipato in passato, perché qui, Lucia, abbiamo non solo un cavaliere di quest'oggi, ma anche un Componidori di 10 anni fa che si è anche distinto particolarmente. Sì, nel 2008 ho fatto su Componidori per il gremio di San Giovanni, quindi dei contadini. Allora, non anticipiamo nulla, perché svegliamo le cose un poco alla volta. Fra poco ci rivediamo, Lucia, spiegheremo anche di che si tratta, qual è l'importanza della figura di Sugo Poidori e anche che cosa fa. A fra poco. Giacomo, grazie. Una piccola, solo per ribadire, credo di aver capito, nulla in contrario rispetto a questi controlli doverosi e necessari e voluti per legge. Qui si discute della tempistica, ci tengo a dirlo, perché potrebbe sembrare che non gli sta bene i controlli. Purtroppo siamo in un mondo in cui questi controlli sono necessari. Mi sembra che la tempistica sia diventata di moda in tutti i campi. Esattamente, ma... purtroppo. Anche a Sanremo. Ci cominciamo. Al di là di queste cose ci andremo a Sanremo, perché tu poi ci sei stato 3 volte. Sì. Senti Paolo, ci sono dei testi che a volte però non vengono subito immediatamente recepiti, e questa è un po' anche la fatica di riproporsi oggi. Poi ci sono degli altri che nascono così dalla magia di una sera, dalla magia di un momento, io penso Avverrà il sole, che poi... gli autori sono due grandi, perché io non l'ho composto. Che hanno tanto canzone. Poi da dire, intanto. Cioè, uno, la musica è stata scritta da quel Guido Maria Ferilli, che ha fatto un amore così voglio dire, grande, un amore così... Invece il testo l'ha scritto Claudio Daiano, che... Sei bellissima! Tanto per capire di chi parliamo! E poi ha fatto Oramai, Un pugno di sabbia. Oramai, ciao mamma cara, mia. Come stai? Ha vinto Sanremo, amore. Cioè, ha fatto tanti successi. Allora ce lo fai splendere questo sole, perché Daiano, il sole è stato, verrà... Daiano, voglio parlare velocemente. È stato anche uno che si è inventato questa storia di fare... un filo conduttore come musica e mettere casomai dei pezzettini di canzoni. Ve lo ricordate 15 anni? 15 anni, 15 anni, 15 anni, e si cantava così, io voglio per me, cioè questa le tue carezze, cioè c'era certo, la canzone come è successo a Sanremo quest'anno. Avete capito dove vuole arrivare il Mengoli? Sei un mito. Senti, sono vecchio. Paolo, no
è la legittima, come dire, considerazione di, sì, chi fa questo mestiere da anni e che forse vede un po' tardi certe cose che voi avete saputo proporre anni fa. Ce lo porti il sole qui dentro? Verrà il sole. Verrà il sole. Grazie. Paolo Mengoli, mi sposto. Troppo. Dai, andiamo un momento ad Oristano. Andiamo che dici, Mengoli? Oristano, perché c'è il nostro Giacomo Avanzi, questa Sardegna meravigliosa, la Sartiglia. Giacomo, a te! Eccoci, Lucia, ci siamo per specificare, perché prima ci siamo lasciati con un quesito sulla figura di Su Componidori. Chi è questo Componidori?
Che importanza ha? Allora, in maniera riduttiva viene sempre indicato come colui che compone la giostra, il capo manifestazione. E dico in maniera riduttiva perché in realtà è molto di più. In persona, in maniera simbolica, una figura che è al confine fra l'umano e il divino, almeno per noi. Allora, vediamo un attimo, perché noi naturalmente abbiamo visto, abbiamo intervistato anche il componitore che ha corso domenica, quindi vediamolo insieme e poi ne parliamo meglio, eccolo qua. Vestito la massa ieda, sa terra non deve toccare. Un Dio ne dobbiamo fare per tutto il giorno di carnevale. Fin da piccolino ho sognato di fare una discesa alla stella, di prendere la stella, di fare una bella remada. Quando sono entrato dentro la casa del gremio era ancora in uno stato confusionale perché non ci credevo, cioè poi salire sulla mesita che è il tavolo, mettersi in piedi sul tavolo, cioè è stata una cosa emozionante. Poi aver preso poi dopo la stella, potevo chiudere già da lì la corsa, tutto qua, cioè. Stavo preparando già da un bel po' di mesi per questo evento, cioè siamo andati giorno dopo giorno a provare, ho avuto anche la sfortuna di cambiare cavallo e poi ho preso lui che mi ha portato fin dove sono arrivato ieri, cioè ho fatto quello che volevo con lui, avevo visto lui e mi ero innamorato, è un bel cavallo, andiamo d'accordo. Quello che mi ha fatto fare ieri veramente è stata una cosa emozionante. Vero. Capiamo bene che è un'emozione unica essere su Componidori e non farlo, ma veramente in qualche modo esserlo. Una procedura anche particolare include una vestizione e il fatto che appunto questa figura che è fra l'umano e il divino quasi non può toccare terra. Ma infatti incarna... così è un'espressione di purezza assoluta, per cui non può essere contaminato da un fatto terreno. Nel momento in cui gli viene messa la maschera, lui diventa, perlomeno per noi, all'interno della nostra manifestazione, per quello che è il nostro senso anche di fede, non può più toccare terra, infatti viene vestito sopra questo tavolo. Dalle Masayedas che l'aiutano. Diciamo che in tempi passati, in linea teorica, queste giovani che lo vestivano dovevano essere di purezza assoluta. Chiaramente poi le cose, insomma, la storia insegna che tutto si adatta ai tempi che cambiano, ma questo è il concetto fondamentale di un uomo che diventa un semidio, che incarna la maggiore espressione a metà strada tra fede cristiana e paganesimo, perché è un... Sono anche antiche tradizioni rurali, lo dicevamo anche prima, Lucia, che confluiscono in questa festa. Esatto. E da quel momento in poi non può più toccare terra fino a quando non verrà svestito. La svestizione che avviene appunto in seguito a una giornata, in seguito a una corsa, la corsa alla stella. Tu l'hai fatto su Componidori, sei stato su Componidori nel 2008, ricordi ancora quelle emozioni? Guarda, è un'emozione fortissima. Soprattutto perché è capitato un evento, diciamo così, straordinario, perché tutti e tre della pariglia abbiamo preso la stella con la spada, uno dietro l'altro, e poi io con lo stocco. Poi, lo stocco è una specie di lancia che è più difficile prendere la stella con lo stocco. È più spesso, per cui devi assolutamente centrare il foro della stella, altrimenti se sbagli di qualche millimetro prendi proprio la stella e allora vola via. Ma quando ho fatto la sartiglia nel 2008, la sartiglia precedeva la candelora, no, era successivamente alla candelora del 2, quindi il 2 la candelora, il 3 la sartiglia, quindi i tempi erano strettissimi e quindi come fa un regista ho dovuto calcolare tutti i tempi, tutti, assolutamente tutti i tempi, perché non si poteva sgarrare di 10 minuti. E ne è valsa la pena perché ti sei portato a casa la stella d'oro. Vediamo fra poco anche gli ultimi aspetti di questa festa, perché ce n'è veramente, da starci qua veramente sarebbe per giorni, Lucia. A te, a fra poco. Guarda Giacomo, te lo dico,
È così bello quello che ci stai portando, che prendi di tutto il tempo che vuoi. Io sono incantata. Poi Paolo mi racconta un sacco di cose, perché te hai fatto un carnevale. Sì, ho fatto anche carnevale, lì. Sì. È una roba meravigliosa, bellissima. E quelle maschere, Paolo, che sembrano fisse, in realtà sembrano umanizzate. Ma sembra che veramente riprendano i hanno contorni tanto, del hanno, volto. Ci mettono tanto tempo, tanto lavoro, dedicano, per loro è una cosa sacra quasi, capito? E ripeto, i sardi sono un pubblico fantastico, un popolo fantastico, legato moltissimo alle proprie tradizioni. A quelle radici. Sono legati alle radici in una maniera che forse, guarda, anche noi emiliani non siamo così legati. Proprio no, loro cercano di difendere a spada tratta tutto quello che non che a caso parla di loro. Restano assolutamente autentiche immortali queste tradizioni. Ce ne andiamo giusto un po' in pubblicità, poco, così facciamo riposare i cavalli ad Oristano e il l'ugola magica di questa meravigliosa creatura che è Paolo Mengoli. Nel carnevale di Bel Tempo si spera, vedete le rotule. Eccoci in allenamento qua. C'è Twist, è tempo di Twist con lui, Paolo Mengoli. Facciamo un po' di Twist, un bel omaggio a un a grande tutti. Amico anche. Dai, vai, Paolo dai, Mengoli. Vai, pronti, via. Oh. Uscire una domenica solo con me, ti porterò la 500 di papà, ti aspetterò col batticuore, sai perché? Ti porterò con gli amici, no, a ballare, no, sulla spiaggia, ma soltanto per baciarti in riva al mare, mare. Viene vira insieme a noi, di lei si fidano di certo, manco di me, ma dopo un po' la scarichiamo, e sai perché? Ti porterò con gli amici, no, a ballare, no, sulla spiaggia, ma soltanto per baciarti in riva al mare, mare. La bimba mia, yeah. Andava giù da allora per cantare la serenata, blè, e non vedevo l'ora di baciare la bocca sua, yeah. Ma si bruciò il motore nel bel mezzo della via, blè. Per te andava a cercare allora per baciare la bimba mia, yeah. Andava a cercare allora per cantare la serenata, blè. E non vedevo l'ora di baciare la bocca sua, yeah. Ma si bruciò il motore nel bel mezzo della via, blè. Per te fatti mandare la mamma a prendere il latte, devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro, con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo gli spaccherò il muso. Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, presto scendi amore, ho bisogno di te. Sono provato. Se continua così, chiudono i centri di fisioterapia. Io ho visto cose uniche. La signora erano 3 anni che non muoveva il braccio. Io sono fatta. Cioè,
una roba unica! Cioè, ma vabbè, te lo dico perché sprigioni, Emani, un'energia. Mi diverto con loro, che mi piace. Quello è mi che piace. Ti diverti. Mi piace. Uno potrebbe dire stesse piazze, stessi volti. Io l'ho domandato agli autori che hanno la metà dei miei anni, alcuni di loro. Dico, ma insomma, allora come... un terzo sai dei che miei. Mi ha risposto Daniele, beh, lasciamo perdere. Ha detto Daniele, ma è così, è così tanto sì, sì. Che non può non arrivare questa passione. In casa non mi sopportano più. Di avere... che immagina la mattina che uno vuol dormire, capito, arriva lui, allora, fatti mandare... Alla mattina, c'era le serate quando facevo i concerti in Sardegna, avevo un impresario che si chiamava, aveva un nome tipicamente altoatesino, Piccinù. Esattamente. Piccinù. E lui mi chiamava alle 5 e mezza, alle 6 del mattino, perché la sera prima, alle 2, aveva concluso un contratto. Ecco. E io alle 6 sentivo suonare il telefono e dicevo, pronto, sono Antonio Piccinù. E fa, ma sei sveglio? Ah, come no, dimmi, pronto, sì. C'era già... Senti Paolo, è appena da poco concluso il Festival di Sanremo, sì. Grandissimo successo, abbiamo detto tutti, abbiamo letto la musica al centro essenzialmente, si ritorna, ho detto tu non c'è bisogno di avere tanti comici per poter di fatti, l'ho detto portare prima, sull'audience. In Camera Caritatis, ma lo possiamo dire anche qui, difatti Claudio, col quale ho fatto un bellissimo duetto. Tu sei stato a Lampedusa. Lampedusa è una persona straordinaria, un ragazzo veramente di una serietà professionale, cioè lui mette a posto anche le sedie del... Allora è vero, cioè, è vero. Perché si è letto segue di tutto. Segue tutto. Senti... Ha messo la musica al centro di tutto, quindi dimostrando che la comicità anche politicizzata forse non serve a nulla. O anzi, perlomeno non si può costruire tutta 5 serate di evento, ma insomma, su questo. La comicità è quella che fa Fiorello anche, cioè basta, quella che ha fatto, come si chiama, adesso mi sfugge il nome, la Virginia Raffaele, cioè, che è bravissima. Cioè. Ecco, quello è un tipo di comicità che ci può stare. Senti, ma Paolo, quando tu dopo ci nel mezzo andato... televisivo, in una manifestazione di così grande seguito e molto popolare, diventa molto pericoloso. Ci sono i posti deputati per queste cose. Hai ragione, tu ci sei andato 3 volte, ci torniamo subito a Sanremo, però il nostro Giacomo ci chiede la linea, perché non dimentichiamo che lì i cavalli si stanno scaldando per lo spettacolo che forse non riusciremo a prendere. Noi, vabbè, è l'orario, noi siamo quelli dell'alba, che dobbiamo fare? La vita è questa. Giacomo, a te! Eccoci Lucia, allora siamo qua sempre all'interno della scuderia con il completo della pariglia, quindi abbiamo Giuseppe, ciao Giuseppe. Ciao, buongiorno a tutti. Nuovamente Attilio. Ciao. E Andrea. Buongiorno a tutti. Allora, la pariglia, abbiamo detto un momento particolare, un momento emozionante, qua dietro di noi c'è il costume che tutti e tre indosserete quest'oggi. Sì, questo è il nostro abito, chiamiamolo così, è un costume sardo di forgia chiaramente ottocentesca, un costume sardo che è stato ripreso un po' da vecchie stampe ed è esattamente il costume che usava il palafreniere, quindi diciamo che siamo pienamente in tema col cavallo. Certo che dovete essere anche tutti e tre, come dire, sintonizzati, c'è un lungo lavoro che dovete fare per svolgere insieme quello che andrete a fare. Beh, i lavori praticamente iniziano nel mese di settembre, con la scelta dei cavalli, quindi si vanno a vedere più scuderie, più cavalli, poi dal manto del cavallo si parte per la scelta dei colori delle rosette, insieme, che deve essere abbinato chiaramente al costume, quindi abbiamo scoperto diverse tavole antiche, quindi cerchiamo di riprodurre dei costumi che ancora non si sono visti nell'ambito della Sartiglia, per portare qualche cosa di nuovo, oltre che qualche nozione in più storica per noi. Voi cavalieri avete anche un grande amore naturalmente per i cavalli, e anche io vedo qua che ci sono i vostri cavalli con dei nomi anche particolari, come ve li inventate questi nomi, che nomi sono? No, sono i nomi dei cavalli. Lei si chiama Quando Sì, e quindi... Quando Sì, un cavallo si chiama Quando Sì? Sì, glielo mette l'istituto il nome. Insomma, grande lavoro fra tutti quanti. Un'ultima cosa che vogliamo dire, per cui vi chiedo permesso, l'abbiamo prima visto, insomma, quando parlavamo di Su Componidori, un elemento, Angelo, che c'era, un mazzo di fiori più o meno come questo, Sapippia de Maio dovrebbe chiamarsi, giusto? Di che si tratta? Allora, tradotto vorrebbe dire la bambina di maggio, è un simbolo che inneggia alla primavera, in origine era fatto nella stessa maniera ma non legato in maniera così costrittiva, perché quando il capocorsa dava la benedizione alla folla questi fiori dovevano spargersi
verso gli spettatori, diciamo. È un gesto che fa ancora su Componidori con Saremada. Sì, sì, è un gesto che fa. Infatti il vero significato dallo spagnolo di Remada è proprio, sta proprio a significare la dispersione floreale verso il pubblico. Questo è il senso della cosa. E simboleggia una sorta di scettro con cui lui dà la benedizione. Una benedizione che viene data simbolo anche della primavera imminente, della chiusura appunto del carnevale e dell'inizio della bella stagione. Ci sono tanti segni auguranti, c'è questo, c'è la stella che anche quella è un simbolo di buon augurio, e con questo simbolo noi diamo il buon augurio appunto alla Sartiglia 2018, sperando che la giornata di oggi sia la migliore possibile per tutta quanto Oristano e per chi ha faticato tanto per raggiungere poi l'agognata stella. Allora ringrazio tutti quanti gli ospiti, grazie a voi, buongiorno e all'anno prossimo con la Sartiglia. A te Lucia. Se Dio vuole, grazie Giacomo, grazie davvero a tutti voi per averci portato in questo luogo incantato, dove il passato è veramente lì e dietro l'angolo, veramente una cosa splendida, ma verrà il bel tempo anche perché abbiamo Mengoli che ci ha fatto splendere il sole e quindi non può essere diversamente. Senti Paolo, 3 anni, 70, 71 e 92? 92, sì, 3 volte Sanremo. Sei salito su quel palco. L'ultima volta ci andai 21 anni, 20 anni dopo. 21 anni dopo. Adesso, cambiato? Batté il record allora. Perché, insomma, 4 volte l'hanno vinto. Ne voglio battere un altro adesso, voglio tornarci nel 2022. Così 2020, allora! Dopo 30 anni! Chissà se sarà ancora Baglioni, ma insomma una prenotazione già c'è. Sì. Dalla tua incoscienza piena, te nel 68 eri esploso più o meno, 2 anni dopo eri già a Sanremo e poi tornarci dopo. Ma avevo già venduto mezzo milione di 45 giri. Scusate se poco. Quindi che ciò che non succede oggi, comunque, purtroppo, perché molti arrivano su quel palco che non si sa neanche, forse, e non è bello fare. Senti, qualcuno nomi. Però potrebbe dire è perché voi siete sempre quelli che recriminano, che fanno. No, invece no, io lo sento. La verità mi fa male, lo so. La verità fa molto male. È la verità, perché c'è gente che probabilmente che non arriva lì solamente perché arriva da un talent, non ha l'applauso sincero del pubblico, ma c'è un applauso pilotato, come abbiamo detto in altre occasioni, e poi si trova ad essere così un po' in imbarazzo se l'anno dopo non fa più niente. E vado in analisi per chi dopo. Per chi ha 40-50 anni di carriera, questo è duro da sopportare. Ma è dura perché ancora quando tu sei appassionato di quello che fai e lo fai credendoci fermamente, però tutto passa, non è? Tu tanto ci credi ancora a Sanremo, sì, sì. Tanto ci credi e chissà che nel 20 canzoni pronte. 20 canzoni nel 2022, hai detto quanti anni ci vogliono, ancora 5 anni, non si sa mai. Nella vita avrò circa 70 e passa anni. Io non me lo chiedere perché non te lo dirò mai, guarda. Però tu ci porti a Sanremo. Oddio, c'è anche di peggio. L'importante è che funzioni la voce, quella è la cosa importante. È a Sanremo, l'Ariston è qui con Paolo Mengoli. Sì, facciamo un omaggio al Festival di Sanremo di qualche anno fa e da cantare anche tutte queste canzoni. Eccole qua. Inferno sotto zero, come un film in bianco e nero, se mi innamoro. Metto il maglione e vado fuori, lo dipingo coi colori e lo coloro. E poi ti porto dove vuoi tu, un po' più in alto e un po' più in su, dove nessuno ci fermerà, su nell'immensità. Sarà di te, se mi innamoro sarà di te, e canterò come canti tu, e ti darò qualche cosa di più, se mi innamoro dentro di me, darò la colpa a te. Di tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Storie ferme sulle panchine, in attesa di un lieto fine. Storie
storie di voi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, da sempre in colpa, da sempre a metà. Un giorno in più che se ne va, con quest'amore che non è grande come vorrei. Mi schiero con gli occhi bene aperti, chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere, e ci facciamo male e la pressione sale, poche parole ci precipita il morale giù. Il gioco si fa duro e non si può dormire, e non sappiamo più decidere se ripartire, e batte forte il cuore anche per lo stupore di non capire l'orizzonte che colore ha. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto a un portone? Cosa si prende? Cosa si fa? Quando si muore davvero? Mistero. Quando si ama davvero? E adesso diamoci dentro, perché la vita è bella! Ed è bella perché si può dare di più, perché dentro di noi si può usare di più, senza essere eroi. Come fare non so, non lo sai neanche tu, ma di certo si può. Arrivare questa energia pazzesca, questa cosa bellissima. Speriamo di trasmetterla. No, Faustino, sì. È difficile di star zitti. Un altro applauso ci vuole, perché è una roba grande, grande. Beh, senti, allora, ma oggi è carnevale. È martedì magro. Martedì. Quindi... Ripeto. Comunque, io grazie al nostro regista Fabrizio Pieracci e questa squadra incantevole, noi siamo all'Ariston. Io l'Ariston lo vedo proprio qua, lo sento, senza manco fare i biglietti, quanto dire. Senti, eccoci qua. Il tempo è tiranno, il carnevale è sì. Ormai... Alle porte, dalle porte, è proprio sta lì. Passando, sta passando sotto il naso. Allora, lasciamo perdere... Che fa una fatica passare. Esatto, lasciamo perdere in Brasile e andiamo al carnevale italiano. Carnevale italiano. Carnevale vai. Italiano, Paolo Mengoli. Eccolo qua, vai. Grazie a tutti. Buon carnevale. Vai. Vai. Sulla strada.
strada qui a guardare il carnevale, maschere, costumi ed ogni scherzo un bar. Stanno sopra i carri, sono infatti da bambini, le patine, i cowboy, loro e gli arlecchini. E donne belle come il sole che si muovono lassù, come le palme mosse dal vento del sud. C'è il carnevale italiano che passa, passa il carnevale, buttano coriando gli ogni scherzo va. Musica nell'aria, allora tutti giù a ballare, a divertirci in coro, metterci a cantare. Accento accento le ragazze come stelle di lamenti, ti regalano l'isola che non c'è. C'è il carnevale italiano che passa, grazie Paolo Mengoli, grazie pubblico, grazie.